Cari amici curiosi della natura, bentornati nell'Uomo in Erba. Io sono Giancarlo, qui per incontrare insieme a voi il Tasso, un simpatico pancione curioso, con un pittoresco vestito a toni bianco e neri e l'hobby di scavare. È strano che proprio noi, così aggressivi e scorretti verso la natura, accusiamo animali benevoli che trascorrono in pace la loro vita. Sigla. Il tasso è un mammifero della stessa famiglia della donnola e della martora, cioè i mustelidi, anche se piuttosto diverso da loro. Vive in quasi tutta Europa, in zone temperate dell'Asia e arriva fino al Giappone. Il tasso comune raggiunge gli 85 cm di lunghezza, alla spalla 30 cm in media. Il maschio è più grosso e pesa fino a 20 kg, mentre la femmina arriva a 14. Il muso ricorda un po' quello piatto del maiale. Data la sua stazza e il suo grasso, in passato veniva cacciato, ma ora è severamente protetto dalla legge. Sono proibiti anche la detenzione e il disturbo. Il pelo è rigido, abbastanza setoloso, il dorso è un grigio chiaro, misto col nero, testa con una striscia bianca davanti, ai lati nera, verso il collo rossiccia, orecchie con l'orlo bianco, pancia marrone scurissima. È assolutamente notturno, più che altro per la sua indole riservata. Di giorno dorme placidamente nella sua tana eccezionale, fatta di corridoi e stanze segrete, che fabbrica magistralmente. È un po' il suo hobby, avendo un apparato scavatore non da poco, che dà soddisfazione. Anche nella costruzione dei suoi gabinetti, detti latrine, ne prepara decine tutto intorno alle sue tane. Sono buche che riempie e ricopre per segnare i confini. Gira solo di notte per trovare cibo e farne anche qualche piccola scorta. Il fatto che di giorno stia sottoterra non ha favorito una vista acuta. Di conseguenza l'olfatto è piuttosto sviluppato, come in tutti gli animali notturni. Se foste nei paraggi in quei momenti, potreste sentire uno dei suoi versi più tranquilli, curioso e inaspettato. In questi ultimi anni ha a che fare con la presenza di qualche cane vagante che cerca di aggredirlo in modo piuttosto grossolano. Lui non lo uccide, ma lo tramortisce mordendogli le ossa. Vi posso assicurare che non è un piantagrane, non è neanche eccessivamente geloso del suo rifugio. Tant'è vero che riesce a convivere con le volpi e addirittura con i conigli scavatori. Più che tane, sono residence di 25 metri cubi, disposte su 750 metri quadrati di territorio, spesso vicino a rive di fiumi o massicciate ferroviarie. Comprendono diverse entrate usuali, come la 1, la 2, la 3 e la 4, con più stanze per il riposo ed allevamento dei cuccioli. In più hanno entrate di sicurezza mascherate con pietre e cespugli. Non mancano alcuni magazzini per qualche riserva e i famosi gabinetti messi in posti strategici. A volte i cani sentono l'impulso di entrare in una tana per curiosare. Lo sanno bene i loro padroni, che devono tenerli a bada. Molti cani ne sono rimasti intrappolati e ci sono volute ore per estrarli. Le tane sono poste sotto ceppaie e ampie radici per evitare crolli. D'estate o quando fa caldo, per non accumulare parassiti, le occupano solo per 2 o 3 giorni, poi cambiano galleria. I tassi maschi non sono comprensivi nei confronti dei rivali, che sconfinano e gironzolano intorno alle femmine. E ci sono zuffe anche a spinte, a morsi e a graffi, anche violente. Il maschio si accoppia con una sola femmina, mentre la femmina può unirsi a maschi diversi. L'accoppiamento avviene davanti alla tana da gennaio a maggio, ma il parto può verificarsi la primavera successiva, dato che l'uovo fecondato ritarda ad attivarsi anche 10 mesi. La gestazione dura 50 giorni, i cuccioli possono essere fino a 5. Misurano una decina di centimetri, sono ciechi, rosacei, con pochi peli grigiastri. Le unghiette escono dopo 5 giorni. La madre li allatta per 10 settimane, poi li imbocca con una pappa che predigerisce e rigurgita. I cuccioli escono dalla tana solo 2 mesi. Da 3 a 5 mesi imparano a cercare il cibo e a nutrirsi. La dieta del tasso è piuttosto varia, mangia un po' di tutto e si sa accontentare. Ma non è un onnivoro molto invasivo, anche se gradisce vegetali di qualche giardino, così come le radici di alcuni fiori, ad esempio la dahlia.
in montagna e ghiotto di bacche del sorbo degli uccellatori e di altre specie. Passando accanto a piante da frutto come i meli o i peri selvatici o abbandonati, ne trova di caduti a terra. Poi non mancano mai i provvidenziali frutti del faggio, le fagiole, e i copiosi frutti delle querce, le ghiande. I semi di graminacea sono molto nutrienti, come l'avena, come l'orzo o il mais. Non dispiace ai fungaioli la sua passione per i funghi, del resto è lui il re del bosco. Solo quando incontra un vigneto con grappoli maturi, dolci e succosi, allora non capisce più niente e si serve. Nonostante tanti cibi vegetali, è considerato carnivoro, anche se la sua carnivoria non è davvero predatore, ma da un modesto e innocuo degustatore. Nell'avanzare della stagione invernale, come vedremo, si rimpinza soprattutto di piccole specie animali. Deve mettere su pancia e accumulare grasso, pur non entrando in un vero letargo. In Italia si limita infatti a rallentare di molto le sue uscite e a dormire, nei periodi più freddi, nella sua stanza imbottita di foglie. Nelle zone dove il gelo è più insopportabile cade in un vero letargo e si sveglia in primavera. Le sue poche passeggiate di pieno inverno avvengono soltanto per il bisogno di bere. Un tempo si credeva esistessero due specie, il tasso porco che veniva cacciato e apprezzato per la carne e il tasso cane che non veniva mangiato. In realtà si tratta dello stesso animale che dopo l'inverno non ha più un filo di grasso. Nei territori dove abita, il tasso trova tutto ciò che gli serve. Sono zone dove sarebbe bene non creare sconvolgimenti, come costruzioni, parcheggi e scavazioni. Più importanti sono i boschi misti, che abbiano un fitto sottobosco. Tutti i luoghi dove scava non devono essere troppo pietrosi. I querceti sono ottimi, soprattutto per l'abbondanza di cibo per molti mesi. Non sono male i cespuglietti, anch'essi offrono diversi cibi e punti di osservazione. Nei prati estesi e ricchi di erbe, larve e terreno friabile, può sbizzarrirsi nel suo hobby di scavo. Più vicino all'uomo, ma sospettato per la sua golosità verso frutti e radici, quando abita i giardini privati e le fattorie. Le piante di uva matura, con nostro risentimento, sono le più apprezzate da lui e vengono visitate per diverse notti. Camminano lentamente, senza fretta né agitazione. Se minacciati o avvicinati con chiara ostilità, fuggono veloci e sanno arrampicarsi su salite di pietrame, radici e tronchi ammassati. Il gruppo familiare può arrivare a 15 individui, con almeno due maschi maturi, diverse femmine adulte, alcuni giovani e tanti nuovi figli. La vita del tasso dura in media 15 anni. Vivono tutti in tranquillità e armonia. I piccoli sono giocosi e fraternizzano con cuccioli di animali diversi, anche piccoli di volpe e persino piccoli di orso. Verso l'autunno il cibo usuale del tasso non si basa più sui vegetali e all'inizio dell'inverno la dieta è ormai cambiata. Gli altri cibi sono tuttavia piccoli animali, non certo prede. Ciò indica la natura di questo mustelide. Nel suo scavare tane per l'inverno intercetta succose larve di maggiolino. Negli stessi ambiti non mancano i preziosi lombrichi, vermi che possono dirsi indispensabili. Sui cespugli ormai rinsecchiti sostano ortotteri, ovvero grilli e cavallette, ricchi di proteine. Insolito e delizioso è il miele, ma non quello delle api, bensì quello di bombo, che pochi di noi hanno gustato. Tra le foglie basse, alla sua portata, i bruchi mangiafoglie sono un bel boccone. Alcuni uccelli depongono a terra le loro uova, come la quaglia, il fagiano e la pavoncella. Sono pure proteine disponibili. Se non esistessero le chiocciole, molti animali si troverebbero in difficoltà. La loro abbondanza e sostanza nutre nei momenti di emergenza. Le lucertole sono abbastanza prolifiche e i ramarri sono belli grossi e panciuti. Capita, nel carattere dei tassi, che si manifestino dei momenti di sfogo, forse per reagire a qualche esagerazione degli ospiti. Allora diventano collerici, aggressivi, verso la volpe o altri commensali. In questo comportamento si può vedere qualcosa di umano, non vi pare? A parte con l'uso di trappole fotografiche è molto difficile vedere un tasso, e se vi capitasse siete fortunati. Per questo gli studi più attendibili sono recenti. Di conseguenza si è determinata una suddivisione dei tassi, che comprende una vasta area euroasiatica. Tenuta presente la specie europea, la nostra, il Meles meles, le vere specie sono quattro. Vediamo di seguito le altre tre.
le differenze non sono sempre evidenti. Abbiamo il tasso del Caucaso, Meles canescens, molto simile, ma più piccolo del nostro. Abita una vasta area, principalmente in Armenia, ma anche in Asia minore, Cipro e Malta. Vive principalmente sulle montagne, anch'esso è onnivoro. Spostandoci in Giappone, troviamo un tasso più riconoscibile, Meles anakuma, che appartiene solo a quelle zone. Preferisce i boschi a qualsiasi altezza e non molto grande, pesa solo 4-5 kg. Onnivoro va in letargo e il maschio e la femmina abitano in tane separate. Infine il tasso asiatico, Meles leucurus, che preferisce le vaste pianure semidesertiche. Vive a partire dal Volga fino a tutta l'Asia temperata. È numeroso nel territorio della Mongolia, ha toni chiari e pesa in media 9 kg. È ampiamente onnivoro, ma si nutre più spesso di insetti e di lombrichi. A questo punto resta una bella specie di tasso che appartiene da solo a una sottofamiglia di mustelidi, parallela a quella del tasso europeo. È il tasso del miele, Mellivora capensis, unica specie del suo genere. È diffuso a sud del deserto del Sahara, ad esempio in Sudan, e si presenta diverso dagli altri tassi. Misura un metro, compresa la coda, e pesa 14 kg. È molto muscoloso e forte. Non teme quasi nessun aggressore. Ha la pelle così spessa che resiste ai colpi di macete. Inoltre il veleno del cobra non riesce a ucciderlo. Può sembrare un bradipo con i denti di un cane. Ha colore del pelo divisi nettamente, sotto nero e fitto, sopra bianco argentato. Il corpo è inclinato in avanti con il retro in alto. Oltre a essere onnivoro e mangiatore di miele, come dice il suo nome, i suoi alimenti comprendono i serpenti e piccole antilopi. Cari amici curiosi della natura, col nostro giro turistico nel mondo dei tassi, forse abbiamo scoperto qualche simpatia in più. Iscrivetevi allora per proseguire con noi. Cliccate sulla campanella per ottenere la notifica di ciò che realizzeremo ancora. Grazie. A sabato prossimo. Ciao!